Buonasera a tutti e bentornati al Mercoledì in Rosa. Puntata speciale quella di oggi dedicata al calcio femminile con un ospite speciale. Ho l'onore di avere accanto a me il vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, nonché delegato del Dipartimento Calcio Femminile, Antonio Cosentino. Vicepresidente, buonasera e benvenuto al Mercoledì in Rosa. Grazie per l'invito e buonasera a tutti. Allora, abbiamo tanti argomenti da, di cui parlare nel corso della puntata. Io inizierei subito facendo un po' il punto sulla stagione. Due eventi su tutti, uno bellissimo cioè il terzo posto conquistato dalla nazionale Under 17 di Enrico Sbardella al Mondiale in Costa Rica, è un evento che magari ha fatto un po' male al calcio femminile, cioè tutto quello che è successo attorno alla Torres, la squadra che era campione d'Italia, dove le ragazze hanno diciamo, un po' leso l'immagine della, della società. Però vorrei partire dall'argomento bello, dalla vittoria, dal terzo posto della squadra di Enrico Sbardella e soprattutto da quello che ne potrà derivare da questo grande risultato. L'Under 17 con Enrico Sbardella nella qualità di tecnico è stata una, una prestazione storica perché non si era mai avuto un pro, una possibilità di raggiungere il podio finale in un campionato del mondo in una eh, situazione in cui peraltro non si credeva che l'under 17 potesse raggiungere questo obiettivo e invece significa che alla base si è lavorato bene che ci sono le ragazze che stanno giocando in maniera garbata che possono raggiungere obiettivi diversi perché l'under 17 può essere il volano per la nazionale A, Ci posso, può essere un punto di riferimento per la nazionale A, perché prima o dopo la nazionale A dovrà pure prendere delle ragazze che provengono dal basso, meglio che quelle del, dell'under 17 e dell'under 19 non ce ne sono. Perciò dobbiamo ringraziare quelle ragazze, dobbiamo ringraziare Enrico Sbardello, dobbiamo ringraziare il Club Italia per quello che hanno fatto in America per noi. Nel 2009 l'Under 19 si era laureata campionessa d'Europa, allenata già da allora dal CT Corradini, solo che poi tutti si aspettavano un grande sviluppo, questo sviluppo non c'è stato. Adesso questo terzo posto della nazionale Under 17 può portare cose positive. Non parlo tanto in campo quanto come miglioramento di numeri e di vi, visibilità. Beh, io mi auguro che l'under 17 intanto porti una ventata di gioventù dalla base, cioè le società che vengono dalla base, società di serie C, società del settore giovanile, società che appartengono ad una categoria che oggi si sta sviluppando che è il calcio femminile. Auguriamoci che si sviluppi in maniera abbastanza eh, importante, ovviamente dà una svolta diversa. È chiaro che Corradini come tecnico dovrà assumere possibilità di prendere ragazze dell'under 17 e portarselo ormai all'under 19 perché da 17 quelle che escono vanno a finire lì o qualcuna che addirittura può esplodere addirittura nella nazionale A con Cabrini. Ascoltando i racconti delle ragazze del Mister, si è, hanno tutte parlato di qualcosa di magico in Costa Rica, tutta la nazione era proiettata verso il mondiale, eh, in ogni locale, in ogni bar si parlava del mondiale ed era stato tutto brandizzato a favore del mondiale del 17, un qualcosa come dicono loro che in Italia per il momento ci sogniamo soltanto, rimarrà un sogno oppure potremo arrivare anche noi a quel livello? No, io penso che si può arrivare a quel livello. Bisogna, ripeto, che ci sia una mentalità, una cultura diversa in Italia per il mondo femminile, per il mondo rosa, perché se no rimaniamo troppo ristretti ad un'attività culturale e soprattutto sociale che avviene tra il nord e parte del centro-nord. Invece il sud deve raggiungere obiettivi eccezionali per poter dare anche la loro, una spinta al mondo femminile perché. Il sud ha possibilità, potenzialità diverse, però manca una cultura di, di, diciamo, di impegno nel mondo femminile dall'evento più bello a un evento che magari ha fatto poco piacere al mondo del calcio femminile senza voler entrare nel merito di chi ha colpo e chi ha ragione di sicuro la pubblicità fatta dalle ragazze della Torres verso la Torres è stata negativa per il movimento cosa si può fare in futuro per evitare che accadano più cose così spiacevoli? Beh, sono problemi che insomma ricadono all'interno di una società è chiaro che nel momento in cui si sta, si sta giocando per raggiungere un obiettivo diverso la Champions League e poi l'obiettivo cade in maniera molto gravosa e soprattutto in maniera non delicata nei confronti del calcio femminile italiano, è chiaro che fa male a tutti, però poi mi pare che la Torres lentamente si è ripresa, ha ripreso il suo cammino, ha perso il campionato col Brescia che è una grande squadra, è stata una grande squadra perché il Brescia ha vinto sia a, a Sassari che in casa, perciò evidentemente eh, il Brescia, la, la, il Tavagnacco, eh, lo stesso Verona, eh, la Torres si stanno sviluppando in, cioè, hanno sviluppato i loro giochi in maniera abbastanza importante. Significa sostanzialmente che l'equilibrio sta venendo fuori, perciò il Brescia è una bella squadra, tutto sommato, sì. ha vinto un campionato senza poter pensare che lo hanno perso gli altri, lo ha vinto il Brescia meritatamente. No, su questo non ci sono dubbi tra l'altro tutte e quattro le prime squadre che le ha nominato sono grandi squadre che tengono alto i, diciamo, il livello e i colori del calcio femminile italiano. Però allora, rimanendo, rimanendo in tema di sviluppo, eh, da un po' di tempo si sente parlare di una commissione per il calcio femminile, una commissione che a quanto pare ha bloccato un bel po' di fondi, addirittura si è parlato di 600 mila euro. Eh, che sono bloccati lì, che sono per il calcio femminile, che il Presidente Tavecchio e lei avete messo a disposizione delle società, insieme al Presidente Abete, che però ancora non si muovono. Quando le società femminili potranno vedere i frutti le, di questi dico soldi? dico subito, la, la Commissione è una Commissione federale, dove partecipano tutte le componenti della federazione, allenatori, calciatori, arbitri, perciò c'è sempre una rappresentanza di tutte le componenti. Il Presidente federale ha impegnato 300.000 euro l'anno, perciò... Finito un anno, adesso sono 600.000. È chiaro che non serve questa, questi soldi non servono per le società no. di calcio femminile, ma per lo, sviluppo, ma del per lo sviluppo del calcio femminile. E Quando allora, e come saranno impiegati? Eh, ma Noi abbiamo lavorato fino a febbraio abbastanza bene, abbiamo lavorato fino alla fine di febbraio, i primi di marzo. Se non erro, la metà di marzo c'è stata l'ultima riunione. Poi l'impegno del Mondiale ha distratto un pochino tutti e soprattutto ha distratto la Presidenza federale con gli altri componenti che sono impegnati, impegnati per, per il Brasile. Ovviamente, ci auguriamo di riprendere subito a settembre, di impegnare questi soldi al calcio femminile di base. Il calcio femminile di base significa non solo alle società che stanno lavorando nel calcio femminile, Serie A e Serie B, che hanno necessità di sviluppare il, loro se il settore giovanile ma quantomeno alle società di base neanche nei comitati regionali. Questo potrebbe... È al settore giovanile. Il settore giovanile è l'impegno maggiore che ci vuole, perché se si sviluppa il settore giovanile attraverso le scuole calcio, perché io ho impegnato il Presidente federale molte volte, ho impegnato la Commissione in una condizione diversa, ho detto chi fa la scuola calcio riconosciuta... Che è una scuola calcio importante, se è riconosciuta dalla federazione, deve avere una sezione femminile. Se ha anche 10 ragazze, 10 bambine, significa avere un, un riferimento importante. Se tantissime scuole calcio hanno 10 bambine ciascuno, allora su 1000 bambine, 100 cominciano ad avere un riferimento di possibilità di, di giocare. In campionati allievi, giovanissimi. Quindi ci sarà un incentivo per le scuole calcio che punteranno sul femminile? Io, io ho puntato su queste, ho puntato sulle squadre del settore giovanile e sulle nostre sulla nostra attività dilettantistica attraverso i comitati regionali, C'è cioè la juniores, le allievi e le giovanissime di ogni, di ogni campionato regionale, ma dove è possibile farlo. Questo avviene nell'ambito del nord. Nell'ambito del centro-sud c'è una difficoltà, c'è la difficoltà già di fare campionati dilettantistici in alcune regioni. E noi invece come dipartimento abbiamo promosso una cosa importante, dico io perché non è stato mai detto in nessun posto, per questa è la prima volta. Sostanzialmente dal dipartimento è partita una proposta importante, cioè lavorare col mondo della scuola. Il mondo della scuola Pare che nel contesto generale, con circa 3-4 mila euro di progetti scolastici, si possa arrivare ad un raggiungimento di una partecipazione di calcio femminile abbastanza alta. Allora, il presidente Tavecchio è stato generoso. Nel Nell'ultimo dipartimento che c'è stato, attraverso una indicazione di una... Eh, di una componente del dipartimento, ha detto io non ve ne do 3.000 4.000, vi do 5.000 euro. Però dovete fare dei progetti seri. Se mi fate un progetto serio che impegna sia la scuola che la società calcistica a livello di bambini, io vi do 5.000 euro. Per ogni progetto che arriva qui è fino a 100.000 euro. Il progetto potrebbe essere anche un torneo all'interno della scuola? Ci sia un progetto che sia valutabile per poter dare la possibilità alle ragazze di giocare, che sia poi all'interno della scuola, che sia poi a livello di interscuole, che sia poi a livello provinciale, o ma meglio dire, forse a livello locale, perché poi a livello provinciale diventa un po' più esoso e più importante. Ma che sia un progetto scolastico importante. I primi 20 progetti che arriveranno nell'ambito del della, della Lega Dilettanti. Sono, sono programmati 5.000 euro a testa. Allora, io mi auguro che il Centro Sud faccia qualcosa di più. Allora, diciamo un, un attimo, visto che magari qualche società può essere ancora più interessata, a breve uscirà un comunicato su, su, per quanto riguarda questo. Certamente. Quindi, ci saranno 5.000 euro a dispo, fino a 5.000 euro a disposizione delle società che presenteranno un progetto certo, con, certo. con le scuole. Con un il progetto tra scuola e società perché la società deve interagire deve essere, con la scuola, deve essere la società. Eh, Diciamo, ad entrare nella scuola e a fare un progetto serio per una promozione del calcio femminile. Per quanto Questo riguarda gli investimenti, molte squadre chiedono la visibilità, quindi più apparizioni sui giornali, più apparizioni nelle, nelle tv, e quindi magari si può sperare che vengano messi a disposizione questi soldi anche per la comunicazione? Certamente, io me lo auguro, le dico però una cosa importante. Abbiamo fatto una finale di Coppa dove, non parlo per le televisioni, parlo per eh, i media come giornali. Il Corriere dello Sport ha fatto una mezza pagina. Ho visto, ho guardato il trafiletto, il trafiletto che ha fatto il, la Gazzetta dello Sport a tre righe. Il Tavagnacco ha vinto la Coppa Italia. Cioè, mi sembra anche riduttivo. Per una squadra che ha vinto una Coppa Italia, per una squadra che ha fatto qualcosa di, di particolare, e poi vedere, vedere un trafiletto di tre righe, nemmeno le formazioni, nemmeno. Cioè, ah, allora i, i media a livello giornalistico danno poco spazio a noi. E questa è una gravità assoluta. Fosse stata una Coppa Italia del calcio maschile, avrebbero fatto, chissà, 5 pagine, 4 pagine. Di In genere dovrebbero dare una immagine diversa, cioè. Costantemente parlare di questo calcio femminile se lo vogliamo sviluppare e poi eh, testate importanti che danno tre righe. Sappiamo bene che alcuni giornali eh, importanti, la, la, mezza, la cosiddetta mezza pagina la fanno a pagamento. Tant'è che la lega stessa, per la serie D, eh, che ha sempre la mezza pagina, comunque eh, la paga. Quindi tutti si dubbio. chiedono quando inizierà la lega a pagare per il calcio femminile. Ma non c'è dubbio, però se interviene uno un giornale importante che chiede la possibilità di dire io vi offro mezza pagina, datemi questa disponibilità economica, io penso che nessuno si tira indietro. E soprattutto avere dei rapporti costanti di stima e di amicizia, perché il calcio femminile ha necessità di visibilità. Io ho ringraziato per esempio l'altro giorno alla Coppa Italia la Lega Professionisti di A, la Lega Nazionale, con... Il, il direttore generale Brunelli, che rappresenta la partita di coppa e che ci ha dato la disponibilità di poter fare la Coppa Italia mentre c'erano le finali del, della primavera, primavera professionistica. Ah, questa, questa è una cosa molto bella, ci ha dato una visibilità enorme. Eccezionale ed è rimasto a vedere la partita, è rimasto contento, ma ha detto che l'anno prossimo rinnoveranno questo quest impegno e solo attraverso. Un contatto attraverso un rapporto di stima, di amicizia e di collaborazione si va avanti in tutto, secondo me. In una delle ultime riunioni il responsabile della comunicazione Roberto Colamusi aveva annunciato un progetto, un progetto che poi sarebbe passato alla, alla Commissione per essere approvato. Questo progetto prevedeva la mezza pagina sui giornali, una campagna pubblicitaria eh, sui 6x3 in giro per l'Italia, un qualcosa che facesse capire all'italiano medio che il calcio è anche donna. E questo progetto, che fine ha fatto? E fino a fatto. Il progetto è stato presentato alla Commissione, un progetto veramente importante, molto bello, eh, però poi le altre componenti della Commissione hanno cercato di, di cambiare mentalità, di cambiare cultura, di cambiare il progetto. E eh, non anche non sta però bene. Tutto il calcio femminile no. si chiede perché, no. cioè nel senso all'asso allenatori o all'asso calciatori o agli non arbitri non, non, o a chiunque ab... sia che abbia... Diciamo... Questo, questa è una domanda che sicuramente la, la può fare a cosa Roberto Coramusi che è della comunicazione. È chiaro che il progetto è stato bloccato dalle altre componenti, che siano esse calciatori, allenatori, eccetera, ma non penso agli arbitri, perché non avevano no, vabbè, interesse. Ho detto, non ho voluto, Però le ho due tutti compo per le non dire componenti nessuno. importanti l'hanno bloccato. Che cosa volevano essere, avere diciamo, all'interno di questo progetto non lo so. Io personalmente ritengo di non saperlo, perché non ho... Non ho Voluto diciamo, impegnare la mia persona e la mia cultura per capire che cosa è avvenuto là dentro. Però sicuramente il Presidente Tavecchio è rimasto male, come siamo rimasti male noi, perché il progetto era qualcosa di eccezionale. Io posso assicurare. Spero, spero, scusa, spero che si possa riprendere e si possa fare qualcosa, perché il calcio femminile non è solo il campionato di serie A. Non è solo la nazionale di Serie A, il calcio femminile è un calcio di base. Se portiamo avanti il calcio di base otteniamo tutto. Se dobbiamo stare attenti esclusivamente alla Serie A, se il campionato è di 12 squadre, 10 squadre, 8 squadre e 9 squadre, se è un campionato che gestisce poi la Lega Dilettanti, se dobbiamo stare attenti esclusivamente alla nazionale, che è importantissima perché la nazionale è dell'immagine dell'Italia, però se poi non abbiamo la base che possa esatto. spingere avanti, è inutile le dicevo che Le posso assicurare che tutte le società avevano apprezzato tantissimo il bel lavoro fatto da Roberto Coramusi e dai suoi collaboratori ed erano rimasti felici, eravamo un po' tutti speranzosi che andasse avanti perché speravamo fosse, <ride> diciamo... La svolta almeno a livello mediatico per il movimento. Ci auguriamo chiaramente. Speriamo che, che ci sia prossimamente. Dopo i mondiali, speriamo che nel mese di settembre si riapra questa commissione con, in maniera diversa. Con grande svolta anche culturale e soprattutto di impegno. Coramusi. Eh, il suo progetto possa andare veramente avanti perché è qualcosa di straordinario. Infatti, ha dimostrato di essere un vero manager e sì, un vero è esperto del settore. Rimaniamo in tema di comunicazione: parliamo di TV. Eh, questa TV, quest'anno, ha fatto tantissimo per il calcio femminile: 19 dirette, oltre 45 partite eh, date in onda in, in differita. Eh, Veramente si è fatto tanto da questo punto di vista. Eh, voi della Lega come avete percepito il nostro impegno soprattutto l'impegno dell'editore nel credere in questo movimento? Beh, io penso che l'editore Pirro ha fatto, è andato oltre il normale, perché ha fatto cose da pazzi. Cioè, sostanzialmente per il calcio femminile ha dato tutto se stesso, senza poi ricevere le gratificazioni che, che merita, onestamente, sotto l'aspetto anche economico. però. L'ha fatto con grande soddisfazione e con grande piacere per la possibilità di dare una visibilità alla, al calcio femminile. Di questo lo ringraziamo. Io mi auguro che nel prosieguo, dall'anno successivo, possa anche avere un riscontro economico diverso perché lo merita per quello che ha fatto e soprattutto per quello che farà per il calcio femminile. Penso che sia l'unica televisione che ha dato tantissime trasmissioni in diretta ma tante anche registrate, eh, significa poter dare una, un, un una, visibilità. Una, una visibilità totalmente diversa perché che, che se ne dica la gente a casa, quando c'è il calcio femminile comunque piazzato nel vostro canale, la guarda tutta. Infatti, su questo abbiamo avuto tantissimi riscontri. Adesso vorrei un attimo cambiare argomento: la stagione è finita, però, in realtà, prima dell'inizio del nuovo campionato c'è un altro appuntamento importante per quello che riguarda il movimento femminile ed del il beach soccer. Una di disciplina che negli ultimi anni sta prendendo piede. Quest'anno dispu si disputerà il secondo campionato eh, della Lega Nazionale Dilettanti. Quanto la Lega crede in questa disciplina che ha una visibilità enorme. Anche eh, prescindendo dall'aspetto mediatico, ma per il semplice fatto che in spiaggia tutti quelli che poi sono lì accorrono a vedere le ragazze e spesso capita che dicono: ah Sono brave, cioè magari il luogo comune è che la ragazza non sappia giocare a pallone, spesso sulla spiaggia viene, viene spento. Beh, il beach soccer, io sono stato per tantissimi anni il promotore, sono stato il delegato del beach soccer a livello di Lega Dilettanti, l'ho lasciato nel momento in cui ho preso sono andata a fare il vicepresidente per ragioni anche di, di utilità e di lavoro che c'è nell'ambito della Lega, però le posso dire che queste sperimentazioni del calcio femminile hanno dato una grande, una grande passione al pubblico che è sulla spiaggia, perché attraverso il torneo dei maschi, ma anche attraverso le ragazze con l'impegno che hanno, eccetera, hanno portato un grande pubblico e una grande passione. Eh, non, non, ci, non ci dimentichiamo che c'è anche una, sulla spiaggia il, il, il volley, il volley, il beach, volley. Il beach volley che comunque dà sempre una, una svolta di interesse particolare certo, eh, l'interesse del calcio anche sulla spiaggia è un interesse molto bello, poi vedere giocare le ragazze che comunque giocano abbastanza bene e danno un'immagine di di bellezza non solo per il loro corpo, ma anche per quello che fanno, ovviamente è qualcosa di particolare. Tra l'altro, in questi anni eh, si è evoluto il movimento. Io ricordo le prime sì. fasi sperimentali quando c'era la levati a capo della divisione calcio femminile, che sono state fatte varie sì, fatto, varie. L'abbiamo fatto prove. sperimentazione con quattro squadre. Adesso è tutto aumentato, perché è chiaro che man mano che vai avanti la sperimentazione comincia a piacere, ed è chiaro che la soluzione diventa sempre più importante e migliore e tra l'altro il coordinatore attuale Santino Lopresti sta dimostrando di essere molto vicino al femminile proprio cercando di incentivare e di aiutare ma, le squadre ma difatti noi con col coordinatore attuale con Santino Lopresti collaboriamo lui già dal mese di gennaio chiede a noi di pubblicare sul comunicato ufficiale la possibilità di partecipazione noi spingiamo alcune società che hanno volontà che hanno voglia che sono già in riva al mare a partecipare a questa attività, anche perché è un'attività che li prepara poi Alla nel stagione. mese di settembre, ottobre. Perché lavorare sulla spiaggia è totalmente diverso, però l'impegno fisico è un impegno abbastanza. Per chiudere l'argomento beach soccer, sarebbe auspicabile la creazione di una nazionale, anche femminile. Se ne parla, se ne inizia a parlare, anche perché il beach potrebbe diventare sport olimpico, parteciperà alle preolimpiadi in, uh, in seguito. Uh, una cosa che si chiedono in molti, ma sarà poi gestita dal Club Italia o dalle nazionali lettanti? E al momento, diciamo, la, la nazionale del beach soccer è una nazionale del Club Italia. È chiaro che se dovesse venire fuori una nazionale femminile, dovrebbe agganciarsi a quella maschile del Club Italia. Il Club Italia significa poi partecipare alle attività europee e mondiali dell'UEF e della FIFA. Questo non c'è dubbio che potrebbe essere una cosa valida ed eccezionale. Noi ce l'auguriamo perché il calcio maschile partecipa al calcio partecipa ai mondiali e alle europee, con il calcio femminile vicino, sempre, quasi sempre, perlomeno. Ecco perché lo sviluppo del calcio a 5. Lo sviluppo del calcio 5 è partito adesso proprio perché è uno sviluppo che è stato abbastanza eh, diciamo, impegnativo, ma stanno facendo anche loro qualcosa di importante. Vi, vi comunico che vogliono fare la nazionale del calcio a 5 femminile. l'argomento a cui tutte le calciatrici e tutti i dirigenti eh, ci tengono di più, cioè l'ingresso delle squadre maschili nel Movimento femminile. Lei in un'ultima intervista ha parlato di sei squadre. E che, professionistiche che si stanno avvicinando al mondo femminile che stanno aprendo i loro orizzonti la, di sicuro tra queste c'è la Fiorentina che con alcuni articoli comparsi sui giornali di Firenze ha detto di voler accorpare il Firenze femminile, di voler mettere tutte le ragazze e tutti i dirigenti sotto di sé perché vuole aprire una, propria, una vera e propria sezione femminile come già avviene nel resto d'Europa. A riguardo cioè, cosa ci può dire? No, le dico che l'impegno del Presidente Tavecchio e del Presidente Abete su questo appena rientra Sereno dei mondiali è una cosa già operativa, dovrebbe essere perché assieme alla Fiorentina c'è la Lazio: con lo Tito, c'è la Juventus, c'è l'Inter, il Verona che sta facendo da qui a poco l'accordo per, per raggiungere l'obiettivo de, diciamo, di essere agganciata al, al mondo professionistico. E ovviamente ci dovrebbe essere anche l'Udinese col Tavagnacco se ci sono sei squadre ma ci sono otto meglio ancora perché otto squadre potrebbero dare una svolta Ecco, alla domanda che molti si fanno cosa succederebbe? farebbero un campionato stile eh, Stati Uniti o Inghilterra dove si fa una serie elite sono le questo, otto professionistiche che questo, magari va in estate io le, io le dico il mio pensiero questo poi lo deciderà il consiglio direttivo di lei il presidente Tavecchio e ovviamente tutti noi assieme col dipartimento io li staccherei per fare un campionato d'elite. Che si giochi in estate quasi, parallelamente? A livello quasi professionistico, perché loro se una società professionistica impegna 300-400 mila euro, 500 mila euro esagerate, ma 300-400 mila euro per avere una sezione femminile, all'interno di questa sezione, quando io dico io partecipo, faccio attività con la Juventus, il calcio femminile diventa come il calcio maschile. Perché? Perché oggi il papà di un bambino che ha il pensiero di farlo giocare a calcio è quello di poter farlo diventare un grande campione. Perché noi pensiamo allo sviluppo del bambino sotto l'aspetto agonistico, tecnico e sotto l'aspetto anche economico. Per quanto riguarda il calcio femminile oggi è diverso perché non c'è uno sviluppo del pensiero di dire il mio, il mio calciatore diventa Maradona, diventa Messi o diventa qualche altro nel mondo del calcio maschile se questo avvenisse col calcio femminile impegnato potrebbe, essere, potrebbe avere una spinta enorme allora io personalmente distaccherei farei un, un campionato d'elite quasi professionistico mentre le altre squadre partecipano nel mondo di Quindi ci sarebbe sempre lo scudetto e l'ND. Questo, sì, diciamo nell'ipotesi sua, c'è cioè lo scudetto e l'ND che magari lo vince il Brescia. È, uno è un campionato con l'assegnazione dello scudetto elite dove magari lo vince la Juventus. Poi facciamo uno spareggio tra loro due, eh, non, vabbè, a non, non a livello di, a livello di Supercoppa. Eh, però eh, dico, la, i campionati si giocherebbero nello quelli. stesso periodo perché cioè. ad esempio negli Stati Uniti ci sono i cioè. primi campionati universitari poi in estate si gioca solo la parte... E' Ma qui in estate non si può giocare, no, saranno magari... due campionati gestiti in maniera uguale, però è come il campionato di serie A e il campionato di serie B, voglio dire... Lei è... ha nominato alcune squadre, molti si chiedono le altre perché non accettano, allora a parte che vabbè, in giro si sente parlare anche di Napoli, si sente cioè, parlare di Bari... scusa, il Napoli è una delle inserite... Eh, abbiamo... Il Bari non lo sappiamo ancora perché è una formazione molti da, si chiedono poco... le altre società cioè una le ha nominato la Lazio quindi ad esempio sì. la Roma oppure le ha nominato eh, l'Inter e quindi il Milan ma, eh, queste... no, il Milan non l'ho nominato no ha nominato l'Inter quindi c'è il Milan di Milano c'è sono... la Roma a Roma ci sono società che ancora Perché? non hanno per quale motivo loro eh, non credono nel femminile i presidenti delle società di queste società professionistiche ancora non hanno ma avuto l'importo ma nel momento in cui hanno avuto un colloquio con voi quale motivazione hanno? Non... con me no l'hanno avuto col presidente federale e col presidente Tavecchio e le motivazioni non gliele posso dire perché non le conosco, però sappiamo per certo, ecco, compreso il Napoli che mi era sfuggito, che queste società hanno aderito a fare la sezione femminile. Però voglio dire, se, se si va avanti con sette squadre, otto squadre. Lei pensa che dopo non ci sarà il Milan, non ci sarà ah, sì, il Torino, non ci sarà eh, che dico il Bologna faccio il esempio, anche, scuola, O anche. non ci sarà il Palermo. Poi sono obbligate lentamente a, a darci una mano e soprattutto a capire che la sezione femminile è una sezione importante anche per loro. Perché loro abbiamo una, una problematica in Italia molto importante: quella di non fare più figli maschi. Noi siamo tutti. Siamo no, tutti femministi, anche, anche nel noi. Giustamente, giustamente lei prima parlava del sogno del genitore di vedere il figlio indossare certo, la maglia della Juve. Certo. Nel momento in cui la Juve è la scuola femminile, certo. anche la scuola calcio, che dubbio. attualmente non Dipende. apre al femminile perché la ragazza non è un investimento, aprirà più volentieri al dubbio. femminile perché... Non c'è dubbio, perché quando uno pensa, io sono un tifoso della Juventus, però se mando la mia bambina a giocare con la Juventus... Sia essa una sezione femminile è già per me qualcosa di importante, il tifoso dell'Inter, il tifoso del Milan, o la squadra che fa il settore giovanile o la scuola calcio. Cioè, ho la possibilità di mandarla alla Juventus, già è diverso che dire la mando ad una società come la Juventus di oggi, ma che ha un raggiungimento di, eh, di motivo dilettantistico e finisce lì. Il problema del, della cultura della serie A il problema della cultura di del un raggiungimento Particolare diventa importante anche per i genitori per, e per i dirigenti che, fate, che fanno attività. La Fiorentina è la prima, a quanto si dice, il 26 giugno avranno un CDA in cui dovrebbero ratificare l'acquisizione del Firenze. Sì, le ho parlato, parlato con il dirigente della Fiorentina proprio l'altro giorno a Firenze, dovrebbe essere così. Le altre, quando, che tempi, le altre? Che tempi abbiamo per vivere questo sogno? Perché poi anche auguro, le, tutto ciò che si parla di livello mediatico ne, sarà risolto. La, io mi auguro che tra la fine di luglio, perché. La nazionale nostra mi auguro che rientri dopo il 14 di luglio, dopo la finale. No? Perciò eh, faccio un in bocca al lupo a tutti, a Prendelle a tutti i calciatori attraverso questa emittente. È chiaro che eh, se eh, raggiungeremo questo obiettivo importante, va dal 15 luglio in poi. Perciò il tempo di rientrare, il tempo di fare consigli direttivi, il tempo di impegnare il Presidente federale col Presidente Tavecchio a spingere ancora su queste squadre e a concludere. Se concludiamo entro agosto, anche la prima metà di settembre massimo, le cose vanno abbastanza bene. Se no, se si dovesse concludere eh, dopo la fine di agosto... Tutto partirà dall'anno prossimo. Quindi, diciamo che le squadre come la Fiorentina, che sono un passo avanti, faranno il campionato quello attuale, ma magari nei momenti in cui saranno di più, si potrà pensare a qualcosa sì, certo. di elite. Eh, per forza, perché una squadra, due squadre, tre squadre non possono raggiungere nessun obiettivo importante. Se sono otto, ripeto. Ripeto sì, perché otto squadre già ci danno una disponibilità diversa, Perfetto. ma meno di otto se sono 4, 5, 6 squadre le nel contesto della serie A da dove ci sono e sicuramente daranno un'immagine diversa anche alle altre squadre che ci sono e possibilmente alle società di Serie A che vedono questo organigramma migliorare. Perfetto, su questo non ci sono dubbi. L'ultimo argomento che volevo affrontare con lei è il campionato primavera. E diciamo che dal centro al nord, non ci succede, salendo l'Italia da Roma in su, non ci sono problemi, i campionati sono abbastanza strutturati. Da Roma in giù si trovano campionati con quattro squadre come nel Lazio, campionati con un'unica squadra come in Campania e in, e in Puglia. Le, le squadre che poi appartengono a queste legioni si chiedono come faccio a divertire le ragazze per tutto l'anno quando poi le partite o non ci sono come il caso di Pink Bari e Napoli o sono poche come il caso di Roma, Lazio e altre quindi la, la Lega sta pensando a una soluzione per aiutare queste ragazzine magari fare un campionato interregionale accorpando tutte le squadre del centro-sud sì. per fare almeno 7-8 il, il problema è un problema importante e lo posso capire noi abbiamo dato una svolta in maniera diversa, cioè il campionato eh, della primavera che è formato da società di Serie A e di Serie B dovrebbe avere dei gironi a sé stanti. Allora mentre nel centro nord è possibile fare due o tre gironi perché le squadre ci sono, abbiamo voluto dare la svolta affinché invece di partecipare al campionato Primavera con squadre esclusivamente del campionato di Serie A di Serie B, li abbiamo fatti inserire nei gironi delle serie C per partecipare assieme alle juniores delle attività regionali. Abbiamo fatto le stesse cose nel sud, però nel sud, centro-sud, ovviamente non c'è un'attività regionale importante, non c'è un'attività regionale impegnata. Allora bisognerebbe dire agli amici dei presidenti regionali dove c'è il campionato di Serie C, obbligare la Serie C a fare la Juniores. Perché se faccio l'esempio del Lazio, perché sono a Roma, non perché voglia parlare di qualcosa di particolare, o della Campania, se in Campania, nel Lazio, che sono le regioni grosse, hanno dico, 10 squadre nel campionato di Serie C, 12 squadre nella Serie C, se 12 squadre della C, Facessero anche un campionato juniores la primavera Bari, la Res Roma, la Società Roma, la Lazio stessa, avrebbero la possibilità di agganciarsi a queste 10 squadre, 8 squadre che fanno l'attività juniores tra le Juniores e la Primavera possono giocare benissimo e fare un campionato con almeno 12 squadre. Allora è un campionato che Dà possibilità alle ragazze di spingere, ma nel momento in cui questa disponibilità non c'è in Puglia, c'è cioè so solo la Pink Bari attualmente, ma non c'è campionato. No, tre squadre in Basilicata. Non c'è campionato, nella mia Calabria non c'è campionato. Glielo dico perché lo so, ma questi, questo lo sappiamo tutti. però la domanda allora... è: aiutiamo le ragazze della Pink del Napoli sì. e le ragazze delle squadre laziali ad sì. avere un campionato? Magari allora... sì ma loro allora eh. se lo vogliono fare noi. Sì. Siamo pronti a prendere il centro-sud, il girone del centro-sud a fare un cammino di primavera. Ma quanto costa? Lo so, eh. però una squadra magari si dice, eh, tu devi aiutare le ragazze a non perderle, certo. Chiaramente c'è sempre l'altro certo. introdesso della medaglia. Ma quanto costa? Questo. Cioè andare a Palermo, a Catania, con le ragazze che devono partire un giorno sì, prima sì, e un giorno dopo. Il problema sono i costi. Se già i costi di una serie A o di una serie B sono tanti, e allora poi aggiungere questi ulteriori costi diventa eccessivo. Ecco perché noi abbiamo indicato alle società che partecipano al campionato nazionale di poter attivarsi nell'ambito delle regioni proprio per non avere costi, perché il costo nella regione è minimo. Pos possiamo vedere se è possibile fare un interregionale: infatti, forse tra due o tre regioni al massimo. Questo possiamo vedere, per esempio, che dico tra. Lazio e Campania, esatto, Basso vero. Lazio e la Campania, vedere di poter raggiungere un obiettivo tra i due presidenti regionali e dare la possibilità che il Napoli, la, la squadra che è venuta su, che non so se si, che si iscriverà penso di sì, la Pink Bari, qualche altra squadra, la RES Roma con l'altra Roma, eccetera, possono raggiungere almeno la possibilità di fare 10 squadre, 8 squadre, squadre, minimo, perché se non fanno 16 partite... 15, 14, 16 partite, che campionato è? Ecco, diventa un torneo. Allora, per fare un torneo si radunano la domenica e il sabato e se lo fanno. ogni società e si fa un torneo di Perfetto, purtroppo il tempo è tiranno, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Io ri sarei rimasto almeno qualche altra ora a parlare con il presidente Cosentino, però chiaramente i, te i tempi televisivi non ce lo permettono. Io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Ringrazio il vicepresidente della Lega Antonio Cosentino per essere stato qua e soprattutto per le notizie in anteprima che ci ha dato relative al prossimo anno. Grazie a voi per avermi invitato. Quando c'è necessità sarò sempre presente perché il calcio femminile ha necessità proprio di di essere portato a una visione importante. Io mi auguro che attraverso voi e attraverso ovviamente i mass media possano eh, avere una visibilità per quello che merita, perché il calcio femminile merita. D'altronde se è l'altra metà del calcio merita quanto l'altra metà. Perfetto, e con questa massima voglio chiudere questa trasmissione, questa puntata speciale. Il calcio femminile merita perché è l'altra metà del calcio. Grazie, grazie a voi, grazie al vicepresidente della Lega Nazionale di Attanti Antonio Cosentino, l'appuntamento sarà per qualche altro speciale sempre su questa, su questa rete. Grazie, arrivederci.